Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, 28 novembre. Sono 78 i casi positivi attuali da coronavirus a Sciacca contenuti nel bollettino diffuso ieri sera dall'ASP di Agrigento, più 4 rispetto a ieri, che portano a 213 il numero totale dei casi dall'inizio della pandemia, quindi dalla scorsa primavera. Il comune con il numero più alto dopo Canicattì, oggi a quota 268 in totale, 164 quelli attuali. A Sciacca c'è anche una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 10 dall'inizio della pandemia. Purtroppo oggi c'è da rilevare che Ribera è tra i centri dove c'è stato il più alto numero di nuovi casi rispetto alle precedenti 24 ore. Sono stati ben 10, secondo il bollettino dell'ASP, che porta il totale degli attuali positivi a 42. Ieri sera il sindaco Matteo Ruvolo ha invece diffuso aggiornamenti riguardanti 35 contagi in città. Secondo il bollettino dell'ASP sono invece 42. La Sicilia intanto è stata promossa zona gialla, sono due le regioni che si apprestano a cambiare colore e passare dalla zona arancione, quella a rischio medio Covid, a quella più bassa, gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si dispone l'area gialla per Liguria e Sicilia. L'ordinanza sarà in vigore da domani, domenica 29 novembre. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ne ha preso atto con soddisfazione, ma ha rivolto un messaggio ai siciliani. Sia chiaro, ha detto, non è un liberi tutti. Prende forma il nuovo DPCM che sarà in vigore dal prossimo 4 dicembre. Tra le misure che con molta probabilità verranno inserite nel provvedimento ci sono la chiusura di ristoranti a Natale e Santo Stefano, il coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, le regioni blindate. Le nuove regole non sono ancora certe, anche perché le opinioni su alcune delle norme divergono. Un nuovo passaggio sarà fatto con il Comitato Tecnico Scientifico e con le regioni. Ma sembra prevalere la linea di chi vuole blindare il Natale per limitare i rischi della terza ondata e ha deciso invece che il DPCM, che sarà in vigore dal 4 dicembre, confermerà la divisione del paese in zone rosse, arancioni e gialle. Avviso di allerta meteo alla popolazione in queste ore a seguito del bollettino di ieri pomeriggio del Dipartimento Protezione Civile Regionale. Fino alle 24 di oggi sono previste anche nel territorio di Sciacca e Interland condizioni meteo con criticità arancione per rischio meteo idrogeologico e idraulico. Tutti i sindaci hanno diffuso l'ordinanza e invitano i loro cittadini a fare attenzione. I nostri lettori segnalano una situazione di disagio e di servizio che perdura da tempo in via Scala Santa Venera, nonostante i residenti abbiano segnalato a chi di competenza una vasta perdita idrica che c'è da tempo. Da 7 anni, dicono i residenti, si verificano perdite sempre negli stessi punti. Dopo numerose segnalazioni sarebbero stati effettuati rattoppi che puntualmente però fanno riemergere le perdite idriche. Oggi ci sono 4 perdite nello spazio di 30 metri che non sono state riparate. L'acqua si infiltra nel manto stradale che per questo sta cedendo. I residenti e chiedono un intervento del comune e noi naturalmente diamo spazio a questa importante richiesta. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon fine settimana e restate su corrieredisciacca.it.